a tutti. Ciao ragazzi. Rieccoci sul canale. Ben oggi tornati. Parliamo di una serie di fucili un po' particolari, perché non sono M4, sono più simili ai 416, che è un po' il fucile più di moda negli ultimi anni e per il quale abbiamo già fatto un bellissimo video a cui vi rimandiamo. Quindi gli originali. Esatto. Vi interrompo un attimo come al solito per campanellina, per essere aggiornati se sono usciti nuovi video, ovviamente iscriversi al canale. Instagram e Facebook. Mi raccomando, seguiteci ovunque. Ok, andiamo avanti. Dicevamo, Fabri, quindi gli originali 416 sono quelli marchiati Eclair & Koch. Abbiamo già fatto un video ampiamente descrittivo sui D5, 417. Andate a vederlo. Quelli sono una categoria particolari dal punto di vista estetico e anche dal punto di vista degli interni hanno delle differenze. Oggi parliamo di quelli che li ricordano, sì, quindi diciamo i non 416, esatto. I non originali. Non chiamiamoli tarocchi perché non lo sono. Perché... Assolutamente, cioè, li sminuisce il tarocco, uno pensa una cosa brutta. Assolutamente, perché alla fine di M4 ce ne sono centinaia di modelli, anche 416 che ha qualche piccola differenza con l'M4 ha ormai la sua famiglia, quindi la famiglia dei 416. Metto giù il capolavoro. Mettilo pure giù perché è il... Sarebbe poco corretto fare un paragone con quello in mano. Oggi cosa abbiamo, Pimpos? Allora, abbiamo due VFC, quindi il Calibur VFC e il quello che loro chiamano Gasly, Giselle, cioè insomma, Giselle. Come si chiama. Comunque noi lo chiamo Gasly. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Quindi il Gasly, poi abbiamo... le 416 della Evolution, Evolution e il CMF 16 della GEG. Esatto, il CMF 16 GEG. Partiamo un pochino, facendo una carrellata estetica di tutti velocemente. Fabri, magari parti tu col Gasly se vuoi. Allora, il Gasly alla fine è molto simile al 416. Secondo me il pezzo forte è il RIS di questo prodotto. Poi vedete che ha delle differenze a livello di impugnatura, a livello di body. Il pezzo forte per me rimane. Assolutamente, è bello per... è un bel prodotto, attenzione, è un Avalon Premium. Poi ne parliamo degli interni, quindi dal punto di vista estetico rimane simile a un Avalon, quindi passiamo magari più forse al Calibur, esatto. Allora, il body lo ricorda molto. Il body è praticamente lo stesso. Il body è identico. È lo stesso, identico. È lo stesso, quello che cambia è quello che c'è dentro. Il body è lo stesso, ha un RIS assolutamente, diciamo... costruito ad arte, perché VFC l'ha costruito lui ispirandosi a quelli esistenti e ha fatto questo qua dove ha anche il chimod laterale, delle slitte già ricavate dal pieno, è un bellissimo RIS, ma fondamentalmente è questo prodotto con un RIS diverso e degli interni leggermente diversi. Gli interni sono diversi. Il calcio, attenzione, questo è un calcio, è un crane normale. È un crane, questo è QRS, c'è qualche dettaglio Crusader sulla armamento. Questo qua mi sembra. Sì. Poi Evolution ha fatto un 416, diciamo, nella parte centrale posteriore uguale al D, fondamentalmente richiama assolutamente il D, assolutamente uguale. Anche le tacche di meno sono le stesse, mettendo un RIS un po' diverso, stile Remington, possiamo dire, no? Stile Remington. E quindi ha fatto questo tipo di forma, un po' fucile un po' più compatto, anche rispetto al Gasly un po' più compatto. E richiama molto il 416 di classico. GEG. Per finire, GEG, qui abbiamo questa variante, c'è anche la variante con il calcio un po' più standard, sì, diciamo. Credo che secondo me non è bello. Esteticamente c'è tanta differenza rispetto agli altri, perché gli altri sono dei full metal, questo è un full polimero. Anche il body è un polimero, è un bel polimero, uno non se ne accorge finché non va a toccarli con mano, perché comunque il peso c'è, la solidità c'è. Il frontale è un po' una via di mezzo tra forse un Gasly, un Rag, insomma, ha cercato di fare qualcosa di diverso dal 416D o dalla 5, quindi qualcosa sempre di un po' dedicato, cioè GEG a volte cerca di fare qualcosa che non richiama troppo d'arma da fuoco, ma qualcosa... A interpretazione personale. C'è anche il richiamo dei QD, di conseguenza gli attacchi QD, le slitte... Ha già le slitte, insomma, è sicuramente una piattaforma bella per giocare,
poi vediamo i dettagli. Insomma, il corpo è molto simile a un CM16 classico, però con gli sganci ambidestri, con qualcosa in più. Il calcio in questo caso invece è un calcio che ricorda un pochino quello degli RP. Il calcio è quello dell'RP. Esattamente. E questo è, quindi decisamente più leggero. Bolt catch funzionante. Sui due UFC il bolt catch è funzionante. È funzionante. Questo non mi ricordo. Neanch'io. Funzionante anche lì. E anche di qua. Quindi tutti e quattro bolt catch funzionanti. Ok, tipo di OPA. Tipo di OPA. Tutti uguali. Trasversale del fattore. Datorio, come dice. Tutti uguali. Esperto. Sono tutti uguali. Classico UFC, classico GAG. E quelli nuovi della Evolution, quelli arancioni. E peso, già che in mano questo, andiamo subito a controllare il peso. E qua c'è una bella differenza. Chiaramente ci saranno differenze. Vediamo di quanto. 2,3 kg. Guarda che prova questo. Il Geiseli. 2,8 kg. Quindi mezzo chilo. L'Evolution. 2,550 kg. Quindi una via di mezzo. E il calibro che è il più pesante in assoluto. Sì, anche per la lunga. Questa qua è la versione. Sì. Questa è la versione lunga. Sì. Quindi è un po' impietoso forse come paragone. Non è, ma neanche tanto, corretto. Perché è 3 kg. 3 kg. Quindi non è neanche tanto pesante, esatto, è molto simile. Assolutamente. Quindi, come previsto, il più leggero è ovviamente il GAG, che è totalmente in polimero. E poi abbiamo l'Evolution 2,5 kg, 2,8 kg, 3 kg. Perfetto. Parliamo un pochino degli interni, velocissimamente, sì. Senza entrare troppo nei dettagli, sapete che noi cerchiamo di non annoiarvi troppo con questo. Hanno delle grosse differenze perché alcuni hanno l'elettronica, altri solamente il MOSFET. Partiamo da quello che è mano Pimpos, già che ci sei. Ok, mi stavo sistemando, mi ha preso proprio in pieno. Questo ha l'elettronica classica degli ultimi CM16, quindi ha il grilletto elettronico che è anche programmabile. Ovviamente è un programma prestabilito, ma è programmabile, e basta, ha solo questa cosa qua. La classica delle elettroniche di GAG. Di GAG, sì. A volume premium, anche lui grilletto elettronico, e possibilità di programmare anche qua prestabilito, cioè o colpo singolo, o tre colpi, o raffica. Poi il tre colpi potete metterlo o sulla situazione raffica, o sul singolo, quella è una scelta vostra. Assolutamente. Su questo abbiamo già parlato quando abbiamo parlato degli Avalon Premium. Andate a vedere quel video dove spiegavamo esattamente come si facevano a regolare. L'Evolution Pimpos ha l'ETS3, che è super programmabile. Assolutamente. Ed è un gran bel grilletto, poi lo proviamo, insomma. Sì, diciamo che dei quattro è quello che ha la centralina più programmabile, quindi che ti permette di personalizzarla maggiormente. Perfetto. Il Calibur invece è un Avalon classico, quindi ha il MOSFET, ma non ha nessun tipo di centralina sul tempo. Esattamente. Facciamo un attimo di pausa. Sta scaricando il cassone. Il cassone. Ok, tornando un attimo alla parte estetica, spazio per le batterie. Sì, allora qua secondo me siamo messi molto bene su tutti, tranne che per il GAG. Sì. Allora, fate conto che questo calcio qua è molto capiente, che è un calcio classico da 416. Anche qua. Il QRS, anche il QRS l'abbiamo esaltato milioni di volte perché secondo noi è uno dei calci meglio riusciti. Il classico Crane, lo conoscete voi tutti, perché è su questo ci vuole una batteria un po' piccolina, ma non troppo. E poi comunque ci sono i prolunghini. Cioè i prolunghini per aumentare questo spazio e avere un po' più di spazio per le batterie. È anche vero che però ti inibisce la corretta corsa del calcio, quando lo collassi te lo lascia sempre quindi, più esteso. Cioè, diciamo, gli spazi per le batterie sicuramente questi tre stravincono, però vabbè, le batterie si trovano anche piuttosto piccole, uno può decidere di sfruttare questo calcio molto minimale mettendo una batteria dedicata molto 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 slim. Basta, diciamo, abbiamo parlato. Io direi di fare una cosa. Li proviamo, li facciamo vedere come sparano e poi vi diciamo esattamente noi tre cosa ne pensiamo per ogni modello. Dai. Che probabilmente vi interessa di più. A dopo. A dopo. Ciao. Ciao. Vai a raffica. Raffica.
Direi il classico standard VFC, mi sembra preciso, il grilletto è reattivo, molto reattivo. È un VFC. Vediamo il GEG. Ok, non male, non è un UFC, ma non male. Evolution. Raft. Devo dire, un bel prodotto. Allora, eccoci qua dopo la prova di tiro, avete visto come sparano. Facciamo un pochino di considerazioni personali. Assolutamente, cioè... Secondo me è proprio il cuore di questo video è qui, adesso, perché noi siamo tre persone diverse e abbiamo avuto sensazioni in alcuni casi simili, ma in alcuni casi veramente opposte. Cosa diciamo? Parto io, parte Antani. Dici un po' pregi e difetti velocissimamente di ciascuno e poi qual è il tuo preferito di questi quattro. Di questi quattro? Ok. Pregi e difetti. Difetti, a parte l'Evolution, hanno tutto l'ambidestro che ormai invecchiando sto odiando. A me dà fastidio il discorso qua. Ok, quindi preferisci il fatto che non sia ambidestro. Bravissimo. Dal punto di vista estetico, probabilmente tirerei sul più pesante. Il calibro. Anche se questo è un rizzo spettacolare, secondo me. Però a livello estetico quello che preferisco è questo. Sensazioni di tiro? Sensazioni di tiro vanno bene tutte e quattro, obiettivamente. Diciamo che... Ma poi lo diremo tutti, quello che forse ne esce un po' peggio è il GEG, però attenzione, costa anche una cifra. Decisamente. Costa la metà rispetto alla conseguenza. Trovo come pecca dell'Evolution la mancanza, e poi ditemi voi, del finto recupero gas. Cioè mi sembra troppo vuota questa parte. Sì, è un peccato. Poi è molto bello, spara benissimo, il grilletto è favoloso. Quindi alla fine della fiera il tuo preferito? Io tirerei sul calibro, anche se questo, anche se non lo tirerei su perché è troppo lungo, okay. Certo. Però in questo caso poi mi piace tantissimo questo. Perfetto, io sono d'accordo con te su gran parte delle sensazioni di tiro, sparano, cioè il GEG ne è uscito un pochino ridimensionato come prestazione rispetto ai VFC e anche all'Evolution che spara decisamente bene, anche un bel razzo di fuoco, e sono d'accordissimo sul grilletto, veramente... Ci ha stupito, perché non, certo, non pensavo sparasse così bene come grilletto. E dal punto, cosa prenderei? Allora, quindi il GEG sicuramente è il quarto in classifica. Cosa tirerei su? Bella domanda. La domanda, sono indeciso. No, anch'io il Calibur no. Tra questi due c'è sicuramente una differenza di prezzo che si può considerare, ma io forse prenderei il Geissele. Tocca a me? Sì. Allora... Io sono d'accordo. MP5 non puoi tirare. No, allora, io sono d'accordo con loro. No? È anche vero che io sono un fan della Clarion Cock dagli anni 70, cioè, dal G3, quindi per me diventa difficile dire effettivamente cosa prenderei. Una cosa che mi piace molto dell'Evolution è che fino a qui, diciamo, la parte centrale e la parte posteriore è un 416G, molto simile a quello della Clarion Cock. Gli hanno messo le tacche di mira che io adoro, questa è una tecnica che io adoro in assoluto. E come diceva Fabrizio, peccano qua davanti. Qua davanti c'è un tubo che fondamentalmente... Beh, difetto è su questo, c'è anche la versione, la replica del D, diciamo. No, sto parlando di questo, che assolutamente è quello che si avvicina di più. Come prestazioni e come feeling nello sparare, chi non mi è piaciuto proprio è il GEG. Cioè il GEG proprio non ho trovato feeling. In effetti, da questa simile comparativa ne esce un po'... bastonato, anche perché è un prodotto di una fascia effettivamente più bassa. Secondo me eccezionali VFC sparano veramente da Dio. Cioè sparano veramente da Dio. Personalmente, tra questi qua, io tirerei su il Geissele, perché è un prodotto particolare. Cioè quel RIS lì è un RIS particolare, il prodotto è un calibro, quindi è assolutamente un Avalon Premium, quindi un prodotto assolutamente al top di gamma, e quello sarebbe con
la differenza è che li sostituirei il calcio e li metterei quello con RS. Con RS, o addirittura con quello del D. O addirittura quello del D, che sarebbe ancora... Esattamente. Sì, per cui questa è la mia sensazione. In effetti sono tutti prodotti assolutamente validi e in questo caso qua si vede molto la differenza tra fascia di prodotto. Parliamo un pochino di prezzi, partendo dal basso, mi sembra che il GEG viene 2,59 euro, sì. L'Evolution viene 100 euro in più, 3,69, quindi 100 euro in più. 3,69, 4,90 circa. Il Calibur. Che viene ancora venduto con la valigia. Sì, viene data gli Avalon, qui da noi viene ancora data con la valigia. Noi l'Avalon lo diamo con la valigia rigida. Mentre l'Avalon Premium viene... Di listino siamo intorno ai 5,60. Calcolate che sugli Avalon Premium penso che fino a fine anno faremo una promozione particolare. Per chi viene in negozio. Seguiteci. O se no scriveteci. Seguiteci, esatto. Anche sui social, le promozioni magari durano pochi giorni, le trovate anche su Facebook e Instagram. La cosa che le accomuna fondamentalmente, a parte il Calibur che ha la valigia rigida, che all'interno della scatola, in questo caso la valigia rigida, hanno tutti il caricatore e solo quello. Nel caso di GEG è maggiorato 450 colpi, gli altri hanno tutti dei monofilari da 120 colpi e lo spegnifiamma colato. Per il resto non c'è nient'altro all'interno della confezione. Perfetto. Chiudiamo il discorso un pochino sulla possibilità di customizzare queste repliche, perché sul nostro sito da qualche settimana è attivo il customizzatore, sì. Sia su M4 che su 416, quindi già in home page trovate questa differenza. Quindi se volete andare a fare delle modifiche estetiche sui 416, andate lì, potete sbizzarrirvi. È chiaro che sulla scelta dei 416 non c'è tutta quella degli M4, soprattutto sui RIS, perché... Per chi non lo sa, il RIS 416 è dedicato perché anche il body è più alto in questa parte qua, quindi non si può mettere un RIS di un M4, altrimenti ci sarebbe un gradino. Detto quello, andate pure sul sito e potete un pochino sbizzarrirvi, sì, fino ad arrivare a Spinpost, magari facciamo vedere. Soprattutto, cioè quello che trovate sul sito sono calci o RIS o impugnature che abbiamo in casa in quel momento. Assolutamente. Perché sarebbe stupido che io vi faccia vedere un qualcosa che poi non ce l'ho. Di conseguenza andate a vederlo ogni tanto, perché continuiamo a caricare e ahimè a togliere dei prodotti. Assolutamente sì, quindi la possibilità di customizzare, io direi, è assolutamente facile, cioè, o più facile sui VFC e sull'Evolution avendo il body in metallo. Sul GEG da vedere, insomma, sì, da vedere. Io starei un po' attento a usare questo body, anche perché non conosco esattamente le quote, insomma, se volete customizzare partite da questi. Ok. Qualsiasi domanda, ragazzi, scrivete pure sotto, qualsiasi commento è benvenuto se è costruttivo. E basta. Alla prossima. Ciao, ragazzi.